Allora, praticamente che succede? Io ho scritto un po' comunque, infatti il maestro Caina mi ha portato il mio primo scritto sui MOOC, la mia gentile assistente Paola, applauso. Allora, praticamente io ho scritto la prima volta su questa rivista chiamata Catastrofe, che qualcuno ricorderà perché era il seguito di Torazzi, diciamo, la parte in un certo senso proseguio. E ho scritto questo articolo sui Pooh subliminali, cioè sulla parte poco conosciuta di questa band, perché di solito odiata da tutti, anche da me. perché diciamo in qualche modo quando uno li sentiva diceva vabbè, però fanno schifo a cazzo, perché erano sempre lì, sempre primi in classifica, sempre disco d'oro, sempre capito in mezzo come il pezzemolo, ma praticamente un pochino anche per partito preso. C'era chi diceva no, però vabbè. Però nello stesso tempo che c'erano loro, no? Magari erano schifati dalla gioventù, vabbè, io sono del 75, quindi 86, mettiamo, a tutti in fisso per Michael Jackson, mettiamo il pop, io parlo del pop, perché di quello dobbiamo parlare. Cioè quello che si è fisso per Michael Jackson, quello per Madonna, quello per Spandau Ballet, io dicevo, ma strano, perché questi alla fine non è che fanno cose che tu dici ammazzano, lo fanno quando... Cioè in Italia ci doveva essere qualcuno che bene o male poteva tenere il testimone a livello di leggerezza, mettiamo, però allo stesso tempo con dei riferimenti come negli Spandau Ballet, la Wave, oppure dei riferimenti neri, però in salsa pop. Io mi sono detto, vabbè, ma alla fine questi non mi pare che facciano cose tanto diverse da... E quindi da lì è nata un pochino questa fissa. Non dico che era una specie di presa di posizione mia, nel senso, che cazzo, però alla fine perché c'erano tutti con questi, no? Diceva, sicuramente c'è qualcosa sotto. Allora da lì ho cominciato a riprendere indietro, no? E da lì poi dopo, devo dire che il mio primo approccio con loro, poi mi ha fatto approfondire altre cose, per esempio la psichiatria, per esempio, che ne so, il proprio, per esempio addirittura quel noise, se vogliamo, anche se è una cosa... strano a dirsi, però è così. E quindi praticamente niente, questa è, diciamo, l'intro. Però io passerei anche all'ascolto, no? Che dite? Perché mica stiamo qua che devo parlare tutto il tempo. Io faccio una breve introduzione, la mia assistente, cioè dolce e carinissima e bellissima assistente Paola, mi fa vedere questa, che è l'inizio, è diciamo una delle prime Bibbie di Pooh, che si trova in un cofanettone dell'85. Notare la grafica, ecco, guardare la grafica interna, fuori è molto Joy Division a mio parere, non so se notate, grigia, scura, con tutte le cose abbastanza factory, esattamente, perché evidentemente i grafici erano un po', anche perché magari stigati a questa cosa, e dicevano vabbè, ma questa cosa della factory che dici è vera, perché nell'ultima, scusate se mi metto così perché un attimo rilassando, anzi se c'è una birra così almeno... C'è la birra, vuoi? Dopo mettiamo il primo pezzo e poi cominciamo a finire. Che l'ultimo disco che hanno fatto prima che succedesse questa brutta cosa della morte del paroliere, che è morto 2 anni fa, paroliere storico, che è il fondatore, Valerio Negrini, fondatore, perché loro nascono nel 66, e sono un gruppo che fa beat, no? E Valerio Negrini è batterista ed è quello che l'ha fondato, era proprio una specie di rocker impunito, tant'è che fu poi avanti cacciato a calci, a calci in culo. No, questo è Stefano D'Orazio. Valerio Negrini qui lo vediamo un pochino sovrappeso perché diciamo era quello che non aveva nessun tipo di freno, penso né nelle droghe né nelle qualsiasi cosa, e quindi viene ritratto come una botte, come fallo passare, fallo vedere un po' al pubblico, grazie Paolo, è una botte perché era veramente gli eccessi, ed è quello che praticamente nei testi mette tutta una serie di messaggi subliminali, no? Cercando di far passare delle cose anche abbastanza pesanti, vedremo che c'è anche, cioè, no, due inni all'omosessualità, per esempio, all'interno di uno è proprio palese, che è Pierre, no, stava guardando, no, la teglia sta là, ragazzi. Uno è Pierre, vabbè, è famoso perché copiato agli Yesterday, cioè proprio copiato palese, sì. Dice, no, se io lo mando a Paul McCartney quel pezzo, Paul McCartney lo rimanda con la denuncia da parte di loro, perché è identico.
e un altro poi lo sentiremo che invece nessuno ne parla come una cosa, come un inno, diciamo, a un suo. Fra queste cose, nel 66 lui comincia a reclutare un po' di gente e c'è il maestro Valerio Mattioli, un applauso, grazie. Valerio Mattioli ha la fissa di Paul McCartney, io purtroppo ho questa fissa, Red Canzian è il bassista di... Vabbè, chi ha scelto bene, chi ha scelto bene è quello che sta parlando, eh? Sì, no, vabbè. No, vabbè, insomma, a un certo punto lui fonda questo gruppo e fanno i rocker, no? Fanno i rocker e si trovano una casa discografica, si chiama La Vedette, che la vediamo qui, che poi ha ripubblicato le sue cose in cassetta nel lontano 1987, se non sbaglio, e praticamente... Perché si chiamano così? Questo è già perché si chiama così? Perché leggendo amore che la segretaria della Vedette disse: ma perché non vi chiamate con l'orsetto Winnie the Pooh? E loro disse: a me era una stronzata. Sì. Allora, non so, poi alla fine però Pooh è vuol dire la merca, la cacca, no? Cioè comunque è una cosa abbastanza ostica, quindi poi Pellegrini ha fatto: dai sì, chiamiamoci Pooh, perché capito? Vuol per dire che siamo sozzi, facciamo schifo alla merda. In effetti poi l'hanno tenuto. E questo, sai perché questa cosa? Perché nello stesso tempo loro, mentre facevano sta roba che non sentiremo, fanno anche un gruppo fantasma in Inghilterra che si chiama The Clockwork Oranges. Oranges, cioè praticamente le arance meccaniche ispirate al romanzo, ma anche al film, perché ancora il film non era uscito. Quindi è ispirato al film di. Sì, al film, l'hanno scritto di cose tutti questo. E questo significa che insomma loro erano molto sul pezzo, soprattutto nel Grini voleva, insomma, dai ragazzi, ma facciamo il rock. E infatti adesso ascoltiamo, vediamo un po' nella vignetta cosa abbiamo da sentire. Io metterei proprio la prima cover, il primo disco è per quelli come noi, pieno di slogan, diciamo, contro il sistema, perché ovviamente all'epoca il beat era contro il sistema, sappiamo, anche se non troppo diretti, e allo stesso tempo delle canzoni d'amore, perché dico, vabbè, però alla fine il beat è pure quello, no? Il beat si sono canzoni d'amore. E questo ascoltiamo però una cosa di più. Lei sa trasportare il tempo che era felice insieme a te, ha scelto chi la seguirà e tu fermarla non potrai mai. Ora che cosa farai? Dovete sapere che dopo che questo disco andò abbastanza bene, però non c'era singolo quello di Boom Atomica, andò bene perché fu primo in classifica per molto tempo, fu un caso diciamo all'epoca, perché fu il primo, penso, uno dei primi dischi beat che aveva un successo straordinario diciamo all'epoca. Poi che succede? Che loro poi fanno Piccola Katie, questo lo sappiamo tutti, Piccola Katie. Rido perché Piccola Katie ha fatto fare un sacco di soldi che si sono sputtanati nel giro di un anno, perché se l'ho comprati una macchina. Lo stesso Cucariello, che poi è il produttore dopo, disse in un'intervista: questi si erano magnati tutto, poi una certa io vado da loro proprio il giorno in cui hanno deciso di sciogliersi. Si hanno chiamato a casa di Robby, della mamma di Robby Facchinetti, proprio il giorno in cui questi devono dire: vabbè ragazzi, è finita, non c'ho più una lira, mangiamo i panini ormai. C'è pure una storia qui bellissima in cui dicono che all'epoca di questo disco Robby e Riccardo Fogli vivevano in una pensione, mi pare a Milano, perché loro non erano di Milano, erano in una pensione e si dividevano una stanza in due, questa è, diciamo, mangiando con la certa... Sì, mi pare di sì, credo di sì, se non erro, qui comunque c'è la Bibbia, vediamo subito. Ecco, posso... Ecco, parliamo, vediamo se ho detto... Molto spesso i soldi non bastano, i Pooh hanno la loro sede a Bologna, Robby e Riccardo, che non sono bolognesi, vivono in una pensione e impiegano tutti i loro guadagni per una stanzetta da dividere in due. Dove? Non si sa però. A che Bologna. Dire? No, ah, Bologna dici? Se quelli stavano a Bologna loro... Ah, è vero, a Bologna, esatto, Milano dopo. Vabbè, la Bibbia dice questo, quindi io ascolterei un altro pezzo. Stavolta, visto che abbiamo, parliamo quello di protesta proprio. La vostra libertà. La vostra libertà è un pezzo di protesta. Chi canta non è Fogli, non è Facchinetti, è un chitarrista dei due, che era uno Mario Curetti e l'altro era Bertoli, no, Bertoli Pirangelo, e praticamente erano. Nel senso, sono andati dopo, appena è arrivato Piccola Katie, cioè appena hanno fatto un po' di soldi sono spariti.
uno ha aperto un negozio di musica, un altro vende, mi sa, carrozziere, se non mi pare sia così. Strano, perché poi nel momento in cui si vede che siamo rotto le palle, insomma, di fare i tour, di mangiare i panini, ecco questo è il discorso. Io ho detto, ragazzi, peccato perché uno... qui c'è infatti un assolo che non è di Toto di Battaglia, che poi arriverà dopo, lo famoso Pelago, no? Sì. Questo invece è un assolo un pochino più fazzone. È pronto? Dai, non ascoltiamo. Testo di protesta, ragazzi. Nessuno chiederà di star via ad ascoltare. La gente cerca chi l'aiuti ad impazzire e non discuterò la vostra libertà. Amatevi fra voi, odiatevi fra voi. Domani forse qui più niente resterà. La vostra libertà è un giorno per sognare, la danza per amare e non dimenticare. Qualcuno se ne andrà e non ritornerà, per uno come voi nessuno piangerà, per uno come lei pianto troppo ormai, per una chi ora e non si fermerà. Amatevi fra voi, odiatevi fra voi, domani forse qui più niente resterà. La vostra libertà è un giorno per sognare. Dovete parlare se volete, ragazzi. E non dimenticare. E ragazzi, la droga. Scende a fiumi. E come sentite, c'è Valerio Negrini alla batteria che spinge come un assassino. È una bestia. È uno dei più. Vabbè, comunque poi dopo l'hanno cacciato ovviamente, perché lui voleva fare riffio, voleva spicchiare, la macello, e ha detto, oh, noi qua dobbiamo arrivare primi in classifica sempre, non periodo, non una moda. Lui la vita ha fatto, vabbè ragazzi. Vabbè, ma io voglio fare come cazzo mi pare, cioè, magari, che è la vita mia, mio, dice, eh no, però tu poi mangi pure troppo, te imbriachi, sei enorme, cioè noi vogliamo gente fine, alta, questo te lo dico, quanto è alto, è alto, tu invece sei alto il cazzo tu matite, se ne dietro la batteria sei della panza che sta. Fagli vedere com'era all'epoca. E lui faceva, vabbè, allora io rimango fra i bestie, andando a fare quello. Infatti poi ha scritto un libro in cui narra la vera storia di Cuda dal suo punto di vista, che è le guerre puniche. No! Ragazzi, è vero, le guerre puniche. No, è il primo foglio. No, questo è proprio... lo so, scusate, un momento di... E comunque, niente, alla fine lui che fa... decide di rimanere, ecco qua, vedi, eccolo qua, guardatelo, fate vedere, farlo girare un attimino così vedi quanto è grasso. E niente, nessuno lo voleva più, no? E a un certo punto arriva Stefano Dorazio, però prima di Stefano Dorazio lui mantiene botta per un altro paio di anni, cioè per un altro paio di anni lui cerca di tenere botta a questa cosa. Allora, io adesso, dopo questo disco esce Piccola Katie, e la casa discografica da allora dice, cacchio, è uscito questo 45 giri, ci vuole l'album, però l'album non era pronto, cioè avevamo fatto tutta una serie di provini, ma... e da questo momento loro dicono, vabbè, pubblichiamo i provini, divennero il disco Contrasto, che è una specie di smile dei Pooh, in cui ci sono tutta una serie di cose, di uscite a metà, diciamo, abbastanza strano, che poi è diventata una cosa per collezionisti.